Uè, come va? È da un po' di tempo che voglio fare un video su una cosa che a voi non ve ne frega un cazzo, però è utile e quindi ve la voglio dire lo stesso, che è il wireframe. Sai cos'è il wireframe? Lo sai? Lo sai? Adesso lo spiego. Praticamente il wireframe è quella cosa che differenzia il web designer serio dagli cugini, dagli scappati di casa, da quelli, gli hobbisti, via, quelli che lo fanno per così, per giochino. E quindi te la insegno, così se ti vuoi fare il sito da solo, tu lo fai il wireframe e così poi lo fai giusto il sito, capito? Però ho pensato, se faccio il mio solito spiegone, si rompe il cazzo. Questa è la macchinetta del caffè intanto che sta sfogando, facciamo andare, posto. Bene, dicevo, se mi faccio il solito spiegone, tu ti rompi le palle, giustamente, perché non è una roba particolarmente divertente. Quindi ho deciso di invitare un'amica che fa la UX designer, quindi questa roba lei la fa veramente di lavoro, capito? Così vi spieghiamo che cos'è e facciamo un wireframe insieme, e voi lo vedete, capite che cos'è, e voi lo potete fare anche voi. Quindi, ladies in Chesterfield, diamo il benvenuto a Claudia Mucci. Ciao! Canale YouTube di Simone. Io sono Vai. Claudia, sono una UX designer researcher, quindi mi occupo di fare in modo che i siti, come diceva Simone, siano ottimizzati e con la giusta esperienza utente per chi li utilizza. Partirei con una roba semplice. Che cos'è il wireframe? Spieghiamoglielo loro. Allora, il wireframe è sicuramente definibile come quella struttura in bianco e nero che creiamo delle sezioni, delle pagine di un sito web. Per esempio, della home page, quindi tutte le sezioni che dovranno essere contenute all'interno della nostra home page, noi andiamo a progettarle prima di svilupparle, quindi prima di creare la grafica, lo sviluppo su WordPress e su Elementor, noi andiamo a progettarle su Figma oggi in questo caso. A me piace immaginarmela così, è un modo per focalizzarsi, perché tanti questa roba la fanno o direttamente sul tema, quindi scarico il tema e poi ci metto dentro i contenuti, e che però non funziona ovviamente, perché vuol dire che i contenuti li sviluppi in base al tema e il tema non lo sai che cazzo devi dire tu. E invece se tu fai il wireframe e non pensi alla grafica, riesci a concentrarti al 100% su quella parte di lavoro che è quella di definizione dei contenuti sulla base degli obiettivi, e quindi sai esattamente che cosa devi dire pagina per pagina e sezione per sezione. Perché è fondamentale? Ci serve per capire appunto cosa inserire in un sito, che non è una cosa che decide il grafico o il copywriter. Si studia l'insieme di tutte le, diciamo, le materie che viene assorbito appunto dal wireframe. Ci permette di studiare la struttura giusta per far compiere un percorso all'utente che entra su una pagina e su un sito web. Chiaro, quindi, se, perché giustamente loro, perché sbagliano? Perché scaricano il tema e poi dopo ci mettono dentro i contenuti. Invece non partono dagli obiettivi, che è una cosa a cui gli faccio una testa così in tutti i video. Quindi partire dagli obiettivi, quindi sviluppare un percorso, una sorta di storytelling che parte appunto dagli obiettivi e da dove arrivano gli utenti in base a chi sei tu. Perché appunto l'esempio classico che faccio sempre è: se tu per esempio hai, come nel tuo caso magari, come nel mio, un minimo di visibilità da qualche parte, tu per esempio più su Instagram o qualcosina più su YouTube, insomma hai un po' di visibilità, la gente arriva, ma arriva che già ti conosce, e quindi disegni per loro un percorso un po' diverso. Se invece la gente non ti conosce, arriva magari dai motori di ricerca e dobbiamo fargli fare un percorso diverso. E poi il tutto va mixato con che cosa vendi, perché appunto magari appunto già soltanto io e te facciamo una cosa che per loro è uguale, ma in realtà è un po' diversa, nel senso sono due lavori complementari spesso. Però appunto quello che volevamo fare oggi era fare un wireframe insieme, così dai discorsi si capisce cosa facciamo e come prendiamo le decisioni e quali sono i ragionamenti che ci stanno dietro. Secondo me può essere una roba utile. Però ho pensato, ci vuole un sito, cioè non è che possiamo farlo così. Tu hai delle idee? Non ci interessano, perché tanto ho fatto preparare tre brief all'amico Franco. Franco, entra in scena, fai, vieni, che ha preparato per noi tre buste, anche bellissime. Guarda come le fate bene, si vede contro luce, no? Guarda come le fate bene, fate, capito? Numerate, 1, 2, 3, con dentro tre personaggi a cui possiamo andare a rifare il sito oggi. Ah, ok, così, random. Tu puoi sceglierne uno. Ok. E facciamo quello. Vai, 1, 2, 3. 1. 1? Sei sicura? 1. Sicurissima, non vuoi cambiare? Dai, cambio. Cambi? Cambi. Ok, quale? Cambio, la 1 la 2. La 2, ok, la 1 la 2 la mettiamo sento, qui. Me la sento così, dai, la 2. Ti senti la 2, sei sicura? Non cambiare più, ormai è andata. Allora, nella 3 potevamo scegliere, ma non l'abbiamo fatto, i Maneskin. Cazzo, era bello i Maneskin. Sì. Ora hai scelto la 2.
ci dispiace. Nella 1, era la prima scelta. Che era la prima scelta? Valentino Rossi. Era bello pure Valentino Rossi. Chissà cosa c'è dentro la 2. Cosa ci capita? Vediamo. Magari c'è nata meglio. Rocco Siffredi. È così. Potevi scegliere la 1, potevi scegliere la 2, hai scelto in la 1. In realtà avevo scelto la 1, poi mi hai detto, ma vuoi cambiare? Mi hai fatto venire. Hai cambiato tu? Qualcuno ti ha fatto pressioni per cambiare? Assolutamente no. A posto, quindi dobbiamo rifare il sito di Rocco Siffredi. Però, come abbiamo detto, ci serve un brief. Tu sai già qualcosa di Rocco Siffredi? No, assolutamente Nulla. No, assolutamente. Nulla. Qual è la sua unique selling proposition? Cos'è che lo rende veramente unico Rocco Siffredi? Vediamo se conosci. Ma lo lascio dire a te, scusa. Che è italiano, che è un attore italiano, sì. È stato l'attore porno più grande della storia, penso, così mi dicono. Con un grandissimo, grandissimo curriculum e una lunghissima carriera. Va bene, questa parte la taglieremo. E ho altre cose, che buca lo schermo, grandi personalità, me le ho puntate, ma non le userò. No, ok. Sarà la tagline del nostro sito web. Com'è? Sarà la tagline da mettere proprio in evidenza nella home page del sito. Assolutamente. Però in realtà è una grande, cioè nel senso, secondo me ci sta, perché fa un sacco di roba. Franco mi ha puntato qui due robine. Adesso le andiamo a elencare, così capiamo un attimino in base a cosa fa di più adesso, che cosa fa, secondo me. Potrebbe essere una roba utile, come abbiamo detto. Il motivo per cui è famoso è quello lì. Ultimamente, io non so adesso se sia ancora attivo, perché ogni tanto escono ho smesso, ho ricominciato, però sicuramente è ancora nel mondo. So che, mi ha scritto qua Franco, che sta facendo un'academy che ha già fatto in passato, mi ricordo avevo visto su Netflix, c'era un documentario. La sta rifacendo. Poi ho visto che sta uscendo un film su di lui con Alessandro Borghi. Una serie, non lo so, una roba su di lui comunque, su Netflix. Un testimonial per chiunque, nel senso le patatine, tutte robe sempre a doppio senso, che secondo me può essere una roba utile, perché appunto ha sempre questa comunicazione un po' giocosa. Per un lungo periodo ha fatto anche dei video YouTube in cui faceva divulgazione sostanzialmente. Poi vabbè, attore, nel regista. Nel suo settore? Sì, raccontava aneddoti, mi era capitato di vedere qualcosa. Sì, era sul più divano, altro. Forse era capito qualcosa sul Come? Divano che aveva. No, quelli sul divano che hai visto li hai visti da un'altra parte. Quello era casting couch. Sì. No, nel divano. No, non mi ricordo. No, è delle robe sì, dove. Sì, io mi ricordo qualcosa del genere. Ti aveva mostrato il divano che serviva a molteplici scopi. Divano, io so, io mi siedo, poi vedi tu. No, non me la ricordo questa cosa. Mi ricordo che aveva fatto, che avevo visto alcuni dove raccontava anche tipo come funzionava il mondo del porno, visto da un po' dall'interno. Ma erano video puliti, cioè nel senso normali, da YouTube normali. Sì, vabbè, poi ha fatto un sacco di robe tipo all'interno di film o progetti vari, tipo con le storie tese, avevamo fatto un film, Rocco e le storie tese, che in realtà era un video, mi pare, di una canzone, adesso non mi ricordo come funzionava. Poi è stata guest star nei Cesaroni, nell'episodio Senza mezze misure, non capisco l'ironia, però poi, sempre con Elio le storie tese, è stato guest star a Sanremo, poi programmi TV, Cielo ci pensa Rocco e Casa Siffredi, mai visti? Ha fatto l'Isola dei Famosi, ha fatto il testimonial, come dicevamo, per Amica Chips, quello dove facevo vedere la patatina, tira, quelle robe lì. Ah, ultimamente Netsons, quelli dell'hosting, ho visto qualche video, era tipo Rocco diventa nerd, ne ho fatto dei video in cui su Instagram soprattutto li sponsorizza lui. E poi Durex, vabbè, quelli ha senso, nel senso non va lui che cazzo deve fare. Poi, formazione, nel senso, ha fatto appunto la sua Academy, Rocco Siffredi Academy, in cui... Mi ricordo in quello che aveva fatto anche il documentario su Netflix, lo faceva a dei ragazzi che volevano entrare nell'industria per adulti. E invece adesso ho visto su Instagram che sta facendo la stessa cosa, però credo per le ragazze. No, anche sul documentario di Netflix era anche per le ragazze. Sicura? Perché avevo visto il documentario, ricordo di
C'erano. Beh, c'erano loro, ma mi pare che ci fossero delle attrici che facevano da naviscuola, più o meno, nel senso da. No, c'erano delle attrici, però erano attrici già famose, che facevano da. Non so come si chiama, sparring partner, non lo so, per insegnare a questi Aiutanti. aiutanti, per questi ragazzi che invece erano nuovi. Ho fatto un libro, Rocco Siffredi Sex Lessons, non lo sapevo. Serie autobiografica è quella con Alessandro Borghi che si chiama Super Sex, che deve uscire. Attivismo, ah sì, fa un sacco di roba, ho visto su YouTube più che altro, anche fa un sacco di contenuti a livello di attivismo per la protezione dell'industria del porno, quindi il fatto che non ci finiscano minori, che non ci finisca gente che non ci voleva finire, insomma, a livello etico fa tanto. Io ho preso appunti Quindi nel hai preso frattempo. appunti? Sì. Ok. Io mi sono segnato due, cioè mentre guardavo mi sono in mente, due robe, non l'ho detto prima, però mi sembra semplice. C'è anche tutta la parte di filmografia, che magari può essere interessante, nel senso che appunto anche soltanto a livello di volume, io non so se poi quella roba la vende ancora, se si trova da qualche parte a pagamento, che sicuramente da qualche parte è, e anche soltanto per personal branding, da qualche parte andrà messa. Cosa ti segna, ti sei segnata? Dimmi. Allora, io solitamente parto da carta e penna prima di fare tutto quello che riguarda la creazione della struttura e la gerarchia dei nostri wireframe. Quindi ho preso appunti su chi è, anche se appunto lo sappiamo tutti, e come diciamo definizione principale ho scritto è un attore porno. Cosa fa? Mi sono appuntata tutte le cose che non sapevo, per esempio l'Academy l'avevo sentita nominare. Quindi sono appuntata a questo film in uscita con Alessandro Borghi, il fatto che è testimonial, e possiamo sicuramente inserire questa sezione, già mi viene in mente con le collaborazioni che ha avuto e i brand per i quali ha collaborato come testimonial, il suo libro, quindi anche dire io ho scritto un libro, e poi l'attivismo che mi raccontavi adesso è il video YouTube che fa sulla divulgazione. Sì, allora, secondo me, ti dico l'idea che mi sono fatto. Allora, ci sono alcuni contenuti che sono un po' di passaggio. Se vai a guardare le cose che ci sono in giro, personali sue, sono tutte robe un po' prese e lasciate lì. Proprio perché secondo me erano strutturate male. Nel senso che se tu imposti un sito, per esempio quello sull'Academy, sulla Hard Academy, non mi ricordo come si chiama, che è una cosa che nasce e poi sparisce, nel senso che dopo un anno è finita e non interessa più a nessuno. O la fai tutti gli anni e allora tieni aggiornato, oppure andare su e vedere che c'è un'Academy del 2017 e muore lì, secondo me non è molto utile. Anche in questo caso ci sono un sacco di robe. Intanto continuo a guardare su e giù perché praticamente ho qua sotto il video. Quindi qua vedo lei, qua vedo voi, però voi non ci siete, quindi è casino. E quindi farei la parte core del sito su di lui e su tutto quello che è lì e rimane lì. Quindi la sua storia. Appunto, tutta la parte di filmografia, tutto quello che ha fatto, tutta la parte che magari anche a rilento ma porta avanti, e poi tutti i contenuti che invece magari vengono passano, ma non rimarranno lì. Per esempio, il film con Alessandro Borghi, la serie, verrà sponsorizzata per un po' e quindi sicuramente sarà all'interno del sito. Magari sarà anche in home page, magari sarà anche nella parte intro, però sappiamo già che fra 6 mesi non sarà più lì, o fra un anno non sarà più lì. Certo. Quindi secondo me vanno strutturati i contenuti proprio in questo modo, cioè sapendo che ci sono alcune cose che ci sono e non ci saranno più e altre che non ci sono ancora ma arriveranno e avranno priorità zero. Quindi se vogliamo, diciamo, dare le priorità a tutto quanto, in realtà secondo me la difficoltà di questo sito è proprio questo. Cioè, non finire a metterci dentro roba che fra 6 mesi fa diventare questo sito vecchio e quindi no, non se lo Certo. cacca più nessuno. Secondo te qual è diciamo, l'obiettivo principale di questo sito? Perché io mi sono fatto l'idea che sia alla fine, anche se ha dei progetti attivi e quindi ci possa essere anche una parte di sponsorizzazione dei suoi progetti, alla fine rimanga un sito di personal branding puro, 100%, all'interno del quale passano i suoi progetti e la forza sia quella, cioè il suo personal branding spinge quei progetti. Ti ritrovi? Sì, mi ritrovo. Secondo me dobbiamo puntare a far conoscere chi è, per chi magari non sa la sua storia, cosa ha fatto, e quindi raccontare un po' di lui, mettendo in evidenza, magari con una modalità particolare, quelli che sono, diciamo, gli eventi del momento, come l'uscita della serie TV o quando è uscito il suo libro. Immagino che
fosse importante, per esempio, parlare dell'uscita del libro e quindi sfruttare una sezione magari di news del momento per enfatizzare la parte, diciamo, più importante che è in voga in quel momento lì. E poi sì, raccontare chi è, cosa fa e magari mettere un rimando a spiegare questa Academy, come funziona, in quale periodo dell'anno viene lanciata. E mi mangio appunto una sezione che sia un rimando poi al sito che già esiste dell'Academy. Infatti, perché secondo me bisogna stare sempre attenti. Sto lavorando a tanti progetti in cui ho questo problema, in cui bisogna stare un pochettino attenti perché in realtà il focus del sito non è sulla novità, proprio perché la novità, in questo caso l'Academy, ha un suo sito a parte, che in realtà non è neanche aggiornato. Però se fosse aggiornato, e non è che ci possiamo fare carico dei problemi di tutti, nel senso, cioè, noi ci occupiamo del suo per adesso. Se fosse aggiornato sul suo sito, dovremmo dare le notizie minime indispensabili per incuriosirti e mandarti di là a vederlo. Certo. Sì, io ci vedrei bene una sezione news, ma anche una sezione progetti che appunto poi prevede i progetti attivi e quelli passati, in modo che quelli passati non siano progetti finiti e buona, ma siano appunto, diventino un archivio, proprio perché appunto fanno volume e fanno tanto, anche perché magari c'è un momento in cui non ha progetti attivi, ma non è che sminuisce quello che ha fatto fino a ieri. Quindi secondo me è importante che anche quella roba sia bella in evidenza, perché non sono progetti finiti, sono progetti che hai fatto. Ci sono un po' di cose che personalmente non so, tipo se sia ancora attivo, se a livello di, non sessuale, cioè nel senso di, a livello di filmografia e cose del genere, se abbia sotto di sé, senza doppi sensi, degli altri attori o cose del genere, quindi se abbia, tra virgolette, faccio anche manager o robe del genere, e quindi queste cose debbano finire nel sito. Sarebbe importante capirlo questo. Però noi ce la possiamo inventare, nel senso che almeno, a meno che non abbia chiamato te, non mi ha commissionato un cazzo. Quindi Ah, scusa, io pensavo avesse chiamato te, visto che hai non. Aspetta che fatto tu controllo. le buste. Non mi ha chiamato. Ma appena mi chiama, sicuro mi chiama durante il video, come ha fatto Gazzoli nell'altro video. È sempre così, guarda, sempre così. Comunque, se mi chiama, ti chiamo, ci mettiamo d'accordo e glielo facciamo insieme, sì. Cioè, ormai la partita abbiamo già fatto, nel senso, c'è cioè solo da fare la grafica perché avremo finito. No, ce la possiamo inventare, cioè decidiamo noi arbitrariamente se secondo noi ha degli altri attori che deve lanciare, spingere robe del genere o no, possiamo Va fottercene. bene, gli inventiamo una nuova attività, così nel caso lui Esatto, non lo così faccia. magari gli accendiamo la miccia, capito? Fabio, mi metti il counter dei doppi sensi, per favore. Sono in dubbio, dimmi tu, se mettere una sezione delle aziende con cui collabora, tipo testimonial, cioè quelle per cui è testimonial. Perché si La possono. metterei, nel senso, rafforza comunque il suo personal brand e sono collaborazioni importanti, nel senso Amica Chips è sicuramente tra le più importanti, Durex è importante, anche l'ultima, Netsons, che stavamo nominando, può essere, diciamo, forte, come a dire, È ad meno mainstream altre aziende, forse, sì. però ci sta. No, ma in più stavo pensando che può essere non solo una cosa per far vedere, ah guarda, ho lavorato con Amica Chips, anche perché poi in ognuna di quelle, cioè almeno quelle che mi ricordo io, ma anche Netsons, che adesso le ho viste un po' di volte, anche perché Netsons è una delle ditte che sponsorizzo sempre anch'io, non per altro, mi ci trovo bene, quindi lo Sì, consiglio anche io sono sempre, d'accordo. è hosting. Per chi non lo sa, sono un servizio di hosting che trovate in descrizione ovviamente. Metto tutti e due i link, voi cliccate sia sul mio che quello di Claudio a caso, così smezziamo le royalties. Lo fa sempre appunto col suo tone of voice, che secondo me è arrivata nella seconda parte della carriera, cioè quando lui a un certo punto ha smesso di fare l'attore, o almeno è passato anche a fare molto di più il personaggio televisivo, appunto ha fatto anche programmi, ospitate importanti, eccetera, eccetera, ed è diventato più l'attore per, cioè, nel senso, a livello di attore no, nel senso che non ha fatto tantissima roba, però ora cazzo lo conoscono anche le signore, secondo me lo conoscevano anche prima, facevano finta di niente, però anche le vecchiette lo conoscono. E quello che si vede di più è sempre questo tono scherzoso, questi doppi sensi anche molto molto Sì, anche lui spicci. autoironizza un sacco. Mi ricordo anche all'Isola dei Famosi che secondo me da lì era nato un pochino il personaggio e l'idea anche di usare la sua figura, il suo personal brand,
per eventualmente sponsorizzare, come sta facendo, come ha fatto anche in passato, aziende, brand con questo tono molto appunto autoironico. No, infatti. E quindi io sicuramente poi questa cosa la riporterei all'interno del sito. Cioè sono un grandissimo fan del fatto che il sito deve parlare come parli tu. E quindi anche se sei il più l'avvocato più importante, che quindi è, se sei un cazzone nel sito si deve capire. In questo caso questa cosa secondo me valeva 5 o 6. Comunque se sei un cretino secondo me sul sito un pochettino quella roba là si deve vedere, perché poi dopo quando hai a che fare con la gente dopo non è bellissimo che si trovino davanti due persone diverse. Secondo me abbiamo tutto per iniziare a gingillare sul... Sì, per iniziare a progettare questo sul computer, suo sito web. Ti faccio una domanda, Claudia, importante, segnatela. Stai ancora registrando? Sì. Sicura? Anche la... il telefono? Yes. Adesso cosa facciamo? Abbiamo fatto il brainstorming? Secondo me possiamo passare a un'alberatura, così buttiamo giù due idee e poi ci mettiamo dentro le scritte, i disegni, i quadratini, quelle robe lì. Ogni tanto quando mando i wireframe ai clienti mi dice ma non si vedono le foto, io vedo solo dei quadrati color bianchi e le scritte. Ti meriti il cugino. Sì, che poi è una cosa difficilissima, almeno a me capita spessissimo, quando presento il wireframe ai clienti faccio tutte le premesse del caso, quindi dico questi sono i wireframe, sono in bianco e nero, non contengono nessun elemento grafico, colori, testi definitivi, né tantomeno diciamo parti come immagini, video, eccetera, eccetera. E la prima cosa che mi dicono quando chiedo un feedback sulla presentazione che ho fatto, degli argomenti, eccetera, eccetera, sì, però io non lo farei di questo colore. No, così... Cioè io metto le mani avanti subito, immediatamente, ed è la prima cosa che mi viene detto. Questa cosa qua no, cioè nel senso è una roba su cui metto talmente tante mani avanti che di solito non succede. Però quello che mi accorgo è che, cazzarola, pur essendo la parte veramente più importante del sito, perché una volta che hai fatto il wireframe, cioè di che colore fai il sito, cioè nel senso per quanto puoi fare schifo dopo, col wireframe fatto bene secondo me tre quarti del sito l'hai portato a casa, nel senso che hai già indicato dove andare a mettere le call to action, dove vai a mettere le sezioni, tutto quanto. Al massimo lo puoi fare brutto, però funziona. Che funziona vuol dire che l'utente arriva e naviga giusto. E poi è chiaro, si può fare un po' schifo con la grafica, però tendenzialmente, nel senso, se usi un tema da lì in avanti e lo adatti ai tuoi contenuti, quindi il contrario di quello che fate di solito, secondo me l'hai portata comunque a casa molto meglio di qualsiasi cugino. Eppure il cliente, quando vede il wireframe, per quanto gli hai spiegato che è la cosa fondamentale tutto quanto, la guarda, fa un po' così, però il suo pensiero proprio glielo legge negli occhi è: ok, adesso facciamo i disegnini. Cioè non ne frega un cazzo, mi vuol vedere i disegnini. Va bene, quindi questo qui è il programma che usiamo per fare il wireframe, che si chiama Figma e serve appunto per nel senso, in questo caso lo usiamo per fare il wireframe. Poi ci puoi fare anche altre robe, ci puoi anche montare la grafica, eccetera eccetera, non ci interessa. Cosa facciamo? Prima di tutto direi andiamo a definire l'alberatura fatta per bene, così poi abbiamo le pagine da riempire. Che ne dici? Sì, sono d'accordo. Dobbiamo un attimo capire, quindi, con tutte le informazioni che abbiamo appreso dall'internet su chi è e cosa fa, come strutturare i contenuti da mettere in evidenza del sito. Quindi io partirei dalle varie sezioni che vogliamo mettere in evidenza nella menu bar, quindi la barra di navigazione che si trova davanti l'utente, tipo quando entrerà nel suo nuovo sito fatto da noi. Quindi cosa vogliamo dirgli oltre alla pagina, diciamo, principale, home page? Io metterei la pagina chi sono. Sì, aspetta un secondo, allora Rocco, so che stai guardando perché mi segue, non sai, ma guarda i miei video. Ora noi scherziamo, giochiamo, però se hai bisogno del sito dopo che siamo fatti i sosbatti, non ti azzardare neanche, cioè. Ok,
Dicevamo, sì, allora io ti dico, io oltre a fare questo di solito butto giù tutte quante le sezioni e poi decido dopo quali mettere nel menu e quali non mettere nel menu. Perché tante volte, proprio per questioni di navigazione, per esempio, la cosa più classica che succede è che il blog non lo metto nel menu. Perché, per esempio, se so che quel blog serve per acquisizione, non voglio che poi quando arriva l'utente all'interno del sito, ho fatto tutta la fatica per portarlo sul sito e portarlo poi a un acquisto o qualcosa, mi si perda negli articoli del blog. Quindi una volta che arriva sul blog, clicca sul link interno, lo porto al prodotto, nel menu non c'è più il blog. Tanto, cioè, il suo lavoro era portarmelo sul sito. Ho fatto un esempio, poi magari in altri casi invece ha senso che rimanga lì, eccetera, eccetera. Però sì, butto giù anche le pagine che poi non, le sezioni che non finiranno nel menu, perché ricordiamolo, non tutto finisce nel menu, altrimenti ci troviamo con dei menu che sembrano quelli delle pizzerie anni 80. Non so se sei presente. Quindi, sì, sono d'accordo. Cosa facciamo? Facciamo dei post-it, abbozzano le sezioni, perché là ti dico, io di solito, prima di tutta questa parte di sitemap, o tipo tutta la parte di, diciamo, user research, dove faccio questa raccolta di contenuti. Quindi adesso stavo un pochino skippando questa parte. Sì, semplificherei, perché così, cioè, nel senso, se uno si deve fare il sito da solo, magari, insomma, vorrei che questa cosa fosse utile non tanto a chi vuol fare web designer, quello, ci sono altri canali che te lo spiegano meglio, è proprio per chi si deve fare il sito da solo, che questa parte qua vedo che è quella che skippa di più. Noi gliela facciamo fare invece. A few moments later. Per prima cosa abbiamo impostato l'alberatura e un minimo, una bozza di che cosa vogliamo dire in quelle parti. Perché ci si mette una vita a fare sta roba? Perché si entra in quel giochino del facciamo così, no, facciamo cosà, no, facciamo così, facciamo cosà. Ora vi raccontiamo tutto, cioè tutto quello che ci ha incasinato e ci ha fatto cambiare idea mille volte. Infatti avete visto il time lapse in cui succedevano cose tipo così. Claudia, vuoi dire qualcosa? Di qualcosa, vai. Allora, io racconterei su come è iniziato tutto, quindi dalla chiacchierata del brief, chiamiamolo così, iniziale che abbiamo fatto, siamo passati poi a segnarci tutte quelle che dovevano essere le pagine o le sezioni che era necessario trattare all'interno del sito. Quindi le abbiamo abbozzate qua sotto forma di queste card per poi riorganizzarle all'interno della navigazione sia principale che delle sottocategorie o delle sezioni dei contenuti delle varie pagine. Che tra l'altro, scusami, la difficoltà di questa cosa in questo caso è che, non essendo un brief vero, nel senso che Rocco purtroppo non ci ha chiamato veramente, e quindi tante cose le abbiamo dovute un pochettino capire noi. Banalmente, una cosa su cui ci siamo soffermati tanto era il capire quali fossero delle cose che meritavano uno spazio sul sito e che spazio meritassero, e quali cose invece alla fine potevano avere uno spazio più marginale. La cosa che per esempio ci ha un pochettino tenuti più in bilico, diciamo, è che non capiamo, nel senso, da quello che si trova online, non capiamo in questo momento la sua attività, che è quella che l'ha portato fin qua oggi, ok? L'attore banalmente di film di quelli lì, di che cosa si componga oggi, nel senso, dove finiscano quei film, finché registra oggi per esempio, dove finisce, lo vende sul suo sito, eccetera eccetera. Al momento quello che abbiamo visto è che non c'è un sito online, c'è un dominio lì sospeso, parcheggiato. Sui siti quelli lì, che io non li conoscevo, me ne ho consigliati un paio, Claudio, io non li ho mai visti, abbiamo notato che non c'è un suo canale specifico, quindi anche lì pensiamo che diciamo che, cioè, nel senso, i video che escono, se scrivi Rocco Siffredi su quei siti lì, non sono sotto, diciamo, il suo nome, sono altre case di produzione. La cosa che ci chiedevamo era anche se avesse un'etichetta e quindi degli altri attori che gestisce a livello di management o a livello di produzione, e ancora una volta non abbiamo avuto risposta, nel senso che noi non sappiamo se alcuni che pubblicano video all'interno delle piattaforme varie col proprio nome e cognome in realtà non lo facciano sponsorizzati, tra virgolette, comunque sotto l'etichetta di Rocco Siffredi, che si chiama in un altro modo oppure che si chiama come lui, ma appunto poi all'interno del
loro canale, YouPorn, Pornhub, quello che sia, non siano sotto il proprio nome. Quindi abbiamo provato a capire se ci fossero degli altri metodi in cui degli altri modi in cui vende contenuti o come li monetizza, insomma. E ci siamo andati a studiare il buon vecchio Max Felicitas, che appunto invece, essendo magari un po' più giovane, proprio entrato, diciamo, in queste cose, però abbiamo capito che, diciamo, che fa un giro completamente diverso, perché è proprio un modello di business diverso, perché lui vende i suoi contenuti sul suo sito e ti fa fare tutto un giro che parte da Instagram, passa per OnlyFans, passa per, insomma, dei giri, che da quello che abbiamo capito, Rocco Siffredi, no. Quindi ci siamo detti, Rocco, oh, la vita è questa, cioè se tu non ci dici le robe noi non è che ce le possiamo immaginare, quindi se hai bisogno del sito ci chiami, questa roba ce la dici e noi te la mettiamo nel sito. Per ora ti fai andare bene così, va bene? Ah, accontentati. Chi si accontenta? No, questo qua l'ho pensato, te lo stavi dicendo, quindi voglio un punto a testa. Vai, abbiamo fatto i puntici. Comunque sì, vista questa sfida difficilissima che stavi raccontando tu, del fatto che ci siamo un pochino anche dovuti immedesimare e immaginare il percorso da far fare. Ma pensavo immedesimare in Rocco e ho detto, ma guarda, lascia stare, non la posso fare sta roba. Va bene, tornando all'obiettivo che abbiamo dovuto pensare che potesse avere questo sito, alla fine possiamo dire che l'unica, diciamo, vera call to action che abbiamo deciso di inserire quella di contattarlo tramite il form per eventuali collaborazioni, perché non sappiamo dell'esistenza appunto di altri funnel di conversione, quindi non sappiamo se lui monetizzi in altri modi, voglia far arrivare le persone a un'azione finale, a parte far conoscere tutto quello che fa, Academy, eccetera, eccetera. E diciamo, quindi siamo giunti alla conclusione con Simone che il percorso da far fare all'utente fosse più un percorso di scoperta di quelli che sono tutte le cose che sappiamo che ha fatto e che fa, e quindi raccontarle per poi portare la persona interessata a, diciamo, alla sua attività, a poter scoprire in questo caso o l'Academy o la pagina Collaboriamo, che sono appunto le uniche call to action vere di conversione che abbiamo inserito. Questa parte, diciamo, che abbiamo provato anche a fare un minimo di ricerca su Google, volevamo condividerla con voi ma abbiamo deciso di no. Non abbiamo scritto Rocco Siffredi su Google Immagini e Google Video e abbiamo scelto di lasciare stare perché era tutto pixelato, non era il caso. Però non si trova un adesso a parte tutto, cioè la cosa che mi ha scioccato è che, cioè, da un personaggio così in vista non mi sarei aspettato di trovare un miliardo di risultati, un miliardo di robe su di lui, invece cazzo, cioè nel senso ok, va bene. C'è un cazzo, no, e invece niente, cioè c'è appunto un sito offline, un altro sito vecchio di 15 anni, boh, va bene. Niente. Sì, che questo è un pochino, diciamo, basato sulle evidenze che abbiamo deciso noi. Quindi siamo partiti da questo brief, questa discussione tra di noi, e alla fine dei conti abbiamo organizzato una home page che mette poi in evidenza tutte le sezioni, le varie anteprime delle pagine che abbiamo deciso di mettere in evidenza. Abbiamo deciso di mettere nella menu bar la pagina Chi sono, che utilizzeremo per raccontare la sua storia e parlare della sua filmografia, sia come attore, sia come regista, che come produttore. E in queste tre, diciamo, categorie diverse ci siamo immaginati di dare poi e mettere in risalto le cose che ha fatto, quindi come attore magari mettere i vari link alle varie piattaforme, come regista se ci sono, diciamo, progetti importanti, raccontare quei progetti o quantomeno dare visibilità con i nomi, dei titoli, delle card a questi progetti, come produttore stesso discorso. Sì, trattandosi di una vera e propria storia, anche perché appunto di cose ne ha fatte tante e tante diverse, io non me le immagino come l'home page di YouPorn con le caselline, coi film, che non serve a niente. Ma nel suo caso, secondo me, è interessante che Chi sono e la parte di filmografia, eccetera, eccetera, risultino un vero e proprio storytelling di come ha cambiato l'industria del porno. Perché poi veramente stiamo parlando di questo, adesso ridiamo e scherziamo, ma cioè ha fatto cose che non erano mai state fatte prima, non in quel senso lì, non solo in quel senso lì, ha fatto un video con le storie tese, per esempio, che sono i miei idoli proprio
in assoluto. E tante altre cose, insomma, ha tirato fuori, ha preso il porno, che era una roba di nicchia, una roba sporca, brutta e come percezione, e l'ha fatta diventare, l'ha quasi, cioè, nobilitata, e fatta diventare una cosa che effettivamente era per tutti. E questa roba, secondo me, va raccontata. Il chi sono in questo sito qua, secondo me, ha questo compito qui, cioè di far vedere che cosa è stato veramente Rocco Siffredi, per non solo il porno, proprio per la vita, cioè nel senso ha fatto veramente cose grandi. Bisogna dirla sta roba. E allora poi abbiamo deciso di mettere in evidenza una pagina su cosa ha fatto, quindi per parlare del suo libro, che sappiamo aver scritto un libro, per citare le collaborazioni con i brand che abbiamo deciso di approfondire proprio in una pagina dettagliata, per raccontare anche il suo spirito e il suo tono ironico con cui riesce a collaborare con i brand e quindi a dare anche la sua impronta. In cosa ho fatto abbiamo deciso di mettere in evidenza anche i suoi video YouTube e di nuovo un accenno a tutto quello che ha fatto a livello di filmografia, quindi continuare a raccontare di lui a chi entra appunto in questa pagina qui. Poi non potevamo non mettere in risalto l'Academy, e nell'Academy abbiamo deciso di raccontare sicuramente qualche dettaglio in più, anche se il sito dell'Academy sappiamo esistere. Infatti noi abbiamo messo la call to action: vuoi entrare nel mondo, in questo mondo, scopri l'Academy. Così da dare la possibilità a chi è interessato di contattare l'Academy, insomma entrare in questo settore qui. Poi altra, diciamo, voce nella nostra barra di navigazione che abbiamo scelto di mettere in evidenza è quella collaboriamo per i brand, perché appunto abbiamo pensato fosse importante introdurre quello che è stato il suo lavoro fino ad oggi con i vari brand, come abbiamo detto Amica Tips, Netsons e Durex, e quindi raccontare anche quelli che sono stati i casi studio, quindi come lui ha promosso e pubblicizzato questi brand, e anche qui call to action, perché se c'è qualche brand interessato all'immagine di Rocco e di essere rappresentato da lui e dalla sua ironia e dei suoi doppi sensi, lo può contattare per proporsi. Link in descrizione, sembrava link in descrizione. No, e poi c'è un'altra sezione che non abbiamo messo perché appunto non lo sappiamo, ma se, e dico se, fosse che effettivamente ha una casa di produzione con degli attori sotto contratto, allora sì, può avere senso fare un'altra sezione ancora, quindi un'altra voce di menu in cui si va a parlare di quello, si vanno a inserire un po' come se fosse un'agenzia di modelli, cioè come estetica, diciamo, un'agenzia di modelli, ok? E quindi si vedono tutti quanti i modelli, le modelle che fanno parte del team, e entra in contatto e inizia a lavorare con noi, eccetera eccetera, così tu gli mandi le tue filmine mentre fai le tue zozzate e lui ti sceglie per i suoi films. Però appunto non sappiamo se questa cosa esiste, quindi noi facciamo finta di no, passiamo oltre. Non volevamo inventarci niente, quindi ci siamo veramente basati solo su quello che si può, diciamo, evincere online dalla sua presenza. Questa dovrebbe essere una motivazione in più per contattarci e decidere di raccontare bene tutto quello che fa, perché sarebbe un peccato, cioè pensiamo un pochino, lui fa una marea di cose che non si sanno e serve a poco. Rocco, hai bisogno di noi, sappilo, ma faremo arrivare anche a te questo video, dai, mi fai un favore, non ci chiamare, non va bene, adesso abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci lasci un commentino, per favore, dai, oh, Rocco, su. Adesso vedete che ci commentano 50.000 persone che si chiamano Rocco, ma non lui. Però una tanta cosa. È già tanta roba. No, no, Rocco proprio in generale, tipo uno Rocco Papaleo, tutta questa gente qua. Poi vabbè, qua non l'abbiamo messa, potrebbe anche esserci... No, beh, già collaboriamo in realtà, che è già una forma di contatto, quindi niente. Qual è lo step dopo quindi adesso? È prendere questa roba qui e pagina per pagina andare a definire con i vari famosi blocchi in bianco e nero, quelli che non capisce nessuno, che cosa andiamo a mettere nel dettaglio. Ora, se noi facessimo questa roba adesso, dovremmo tenervi là 4 ore a guardare il video. Voi vi siete già rotti il cazzo adesso, vi vedo che vi siete rotti il cazzo adesso. Quindi, magari facciamo così. Timelapse, noi facciamo tutto, poi vi spieghiamo. Ciao, ci vediamo dopo.
moments later. Ok, e altri dopo altre 7 ore, diciamo, di discussioni. No, non è vero. Ah, era la parte facile questa, dai, no, questa, messo insieme. Questa era già facile. No, in realtà vedi che se hai fatto bene la parte prima, la parte dopo è sempre facile. Infatti quella prima abbiamo fatto fatica perché non era stata fatta bene la parte prima ancora, perché non sapevamo cosa faceva sto amico Rocco. Ora che invece abbiamo fatto tutta quella parte, si tratta di mettere in semibella i contenuti per poi potersi approcciare alla parte di sviluppo grafico con la consapevolezza di volumi. Il wireframe serve a sta roba qua. Quando tu arrivi a poi a sviluppare la grafica, sai esattamente che cosa devi mettere e dove, e ti puoi concentrare soltanto su come vestire i contenuti, che è quello che di solito è il concetto che mi piace di più, quello di vestire i contenuti. Cioè so che cosa ci devo fare e allora cerco di rendere al meglio possibile quella cosa. Non si fa il contrario, non si parte dal disegnino e poi a cosa ci posso mettere che ci sta bene. Quella è da stronzi e noi non siamo stronzi, ricordatelo. Quindi vai Claudia, racconta tu. Parti dalle voci di menu che mi interessano, spiegamele. Allora, abbiamo deciso di cogliere la palla al balzo e di utilizzare... Può essere, scusami, può essere considerata un doppio senso anche cogliere la palla al balzo? Per me sì, l'ho fatta volutamente, quindi... Ok. Quindi abbiamo colto le palle al balzo per decidere di ironizzare anche sul menu e personalizzarlo con diciamo il tone of voice del nostro amico Rocco. Quindi abbiamo deciso di di mettere in evidenza le voci che abbiamo detto prima, che vi abbiamo già raccontato, e che sono chi sono. Non ci sono venute in mente grandi idee su come chiamare questa sezione, quindi magari viene in mente a qualcuno e può suggerircelo. Se vi vengono in mente stronzate, ce lo scrivete qui sotto. In modo che possiamo utilizzarlo poi per il sito che ci commissionerà. Poi te lo faccio vedere, non è altro che la sezione dove abbiamo proposto di raccontare all'interno della sala, qui se ricordate il libro, le collaborazioni, la filmografia, eccetera, eccetera. Se l'idea era te lo faccio vedere che cosa ho fatto. Però abbiamo omesso, diciamo, cosa ho fatto. Sì, nella menu bar l'abbiamo omesso, però l'idea è mettiamo in evidenza questo naming qua. Se ci clicchi sopra vai a finire su una pagina dove c'è scritto come titolo te lo faccio vedere, tra parentesi, cosa ho fatto. Cosa ho fatto. Poi Academy, a cui abbiamo lasciato il nome molto esplicito per non fuorviare. A me sembrava esplicito anche te lo faccio vedere, però nel senso... E poi vuoi farlo con me, che non è altro che, diciamo, la sezione per... collaborazioni. Esatto, collaborare con lui. La prima parte che abbiamo deciso di mettere in evidenza è ovviamente quello che in gergo chiamiamo header, dove, diciamo, viene contenuto il messaggio principale su chi è, cosa fa la persona della quale siamo entrati in contatto nel sito. Sì, è l'area above the fold, cioè quella, la prima che vedi senza scrollare, quindi senza fare lo scrollino, tu vedi già, diciamo, il primo contenuto, che è quello che riassume proprio in due parole il sito, il messaggio del sito. Se mi fermassi lì già avrei una panoramica del su che sito sono finito. Certo, se ti fermi lì sei stronzo, nel senso che ormai sei qui, guarda il resto. Soprattutto con la call to action scopri di più, che ti porta effettivamente ad andare oltre e approfondire, sì, quello che abbiamo da raccontare nella home page. Quindi dopo questa primissima sezione, dove ci immaginiamo magari una foto e qualcosa di ovviamente che renda l'immagine anche visivamente di Rocco, noi infatti qua nel wireframe di solito usiamo questi diciamo placeholder per dire al grafico: ehi, guarda qua, ho immaginato una foto. Poi la può mettere a destra, a sinistra, tutto schermo, come gli pare, che a noi non ci interessa. Quello che è importante nel wireframe è capire come organizzare il contenuto a livello appunto gerarchico e di sezioni. Esatto, qui anche se stai facendo il sito da solo, quindi questa roba la stai facendo per te, è comunque utile che non ti concentri troppo in questa fase a pensare a che cosa vuoi fare dopo, perché te ne occuperai dopo. E così con il mio caso, il caso di Claudia, in cui magari lavoriamo con grafici esterni, non ci voglio proprio pensare, cioè nel senso che il mio focus è 100% che cosa devo dire qui, in questa parte. E la stessa cosa deve succedere per te, quindi ti stai facendo il sito da solo, che cosa devo dire? Questo, ok? Come posso aiutarmi se ti viene un'ideina, la butti dentro? Ma fermati lì, cioè la parte della foto che ci metti, come valorizzare quel contenuto, quella fa parte dello sviluppo grafico e te ne occupi dopo.
tranquillamente. Non bisogna perdere il focus, secondo me, quando progetti wireframe sull'obiettivo di far compiere all'utente un percorso e di renderglielo facile, piacevole. E quindi se noi perdiamo di vista questo e pensiamo alla grafica, al fondo, ai colori, a che foto metterci, sì, veramente svaghiamo. Quindi quello è qualcosa che deve essere fatto dopo. Al massimo io quello che faccio per chi deve metterci mano dopo è lasciare delle note, dei post-it con scritto perché ho pensato quella sezione o come deve funzionare per gli sviluppatori a cui, diciamo, ai quali devo dare indicazioni. Però questo non mi interessa, perché popolo di Simone, dovete farmi il sito da soli. Minchia, popolo di Simone sembra, capito, una roba, capito, tutti e sette voi che guardate questo video ricordatevi tutti e sette, poi compreso non... Rocco, che magari decide di farsi il sito da solo dopo i nostri suggerimenti. Può essere. Tanto che adesso è diventato nerd con Netsons, quindi saprà tranquillamente muoversi. Sezione chi sono, dove metteremo un'anteprima con un titolo che racconta brevemente in una o due righe di solito chi è e cosa fa, è una call to action per approfondire nella pagina dedicata, perché qua ricordiamoci è l'home page dove mettiamo in evidenza le sezioni che devono fungere da guida per approfondire poi chi è interessato nelle pagine relative. E poi se vogliamo, sezione... se vogliamo dare una regoletta per questa cosa, un'altra cosa che dico sempre nei video, quindi chi guarda questo video probabilmente lo sa già, gliel'ho già detto, quello che faccio di solito e quello che abbiamo anche fatto qui alla fine e come regoletta già funziona, non è tutto però già funziona, è se sei in dubbio prendi il menu, quello che hai scritto nelle voci di menu, lo butti giù in verticale, sì, e ogni sezione è una voce di menu e comincia a dire qualcosina. Già hai fatto una scaletta che ha senso. Se poi ovviamente vuoi fare il passo dopo, lo condisci anche con altre cose. Adesso qua non l'abbiamo messa, però già spoiler. Però ci puoi mettere dentro un blocchettino di Instagram, ci vuoi mettere dentro un'altra cosa, la puoi mettere. Quelli sono i famosi contenuti che io chiamo trasversali, quindi che non è che c'è una pagina che parla di quella cosa lì, ma qua e là li butto dentro perché secondo me hanno senso e servono per valorizzare quella cosa là. Tipo anche le recensioni, beh, non è il suo caso, nel senso che avrebbe tutte 5 stelline, anzi 5 penini, perché avrebbe il counter. Dobbiamo trovare un'altra iconcina. Però nel senso, anche se per esempio appunto tu hai le recensioni non è che faccio la pagina, le mie recensioni, è un po' da sfigati. Invece tu le recensioni le butti dentro proprio esattamente lì dove l'utente ne ha bisogno per finire di compiere l'azione. Quindi questo è il concetto del come sviluppare i contenuti all'interno di una pagina e come l'abbiamo fatto e come stiamo vedendo ora. Quindi abbiamo continuato con la sezione, diciamo, della news del momento, che per esempio in questo caso abbiamo immaginato potesse essere il raccontare il film con Alessandro Borghi e mettere il tasto col link direttamente per guardare la serie su Netflix o eventualmente il link al contenuto di riferimento. E poi abbiamo deciso un piccolo retroscena, diciamo, abbiamo voluto togliere la parte news più estesa perché abbiamo immaginato due cose. Innanzitutto che Rocco è uno che ha il dominio lì parcheggiato senza sito dentro, quindi diciamo che secondo me non ha uno che si occupa del sito a tempo pieno, quindi se gli mettiamo le news e noi gli carichiamo la prima, fra un anno ci sarà ancora quella lì e basta, quindi che è una cosa che secondo me in questo caso fa un po' sorridere, però in realtà ragionaci, cioè quando stai facendo il sito per te e decidi di fare la sezione blog, la sezione news, una sezione che va aggiornata col tempo, poi lo farai, perché sennò capisci che avere la news del 2017 non è il massimo della vita. E l'altra cosa, perché probabilmente se fa l'ospitata da Barbara D'Urso non la mette fra le news, quindi vuole tenere un calibro, diciamo, a livello di news molto alto. Esce una serie su di lui, cazzo lo fa, lo dice, non è che... però le altre cosine magari non le dice. Questa qui è una news che di fatto non è una news, è una parte che rimane lì nell'home page del sito, è un contenuto dell'home page che sarà buona ancora fra un anno probabilmente, quindi ne vale la pena. E così se ci sarà un altro contenuto del genere ne prenderà il posto o si affiancherà a questo, ma diciamo che sono news molto a lungo raggio, diciamo. Ho detto, vai, continua. Perché ridi? Dillo. Ma mi è arrivato anche uno per Simone comunque. Sezione cosa ho fatto? Qua c'è una lunghissima barra
parte temporale che potrebbe simboleggiare la sua, il suo percorso. Con le tappe, diciamo, da dove è iniziato, cosa ha fatto, le tappe principali che vogliamo toccare in questo caso. Qua ci immaginavamo di proprio, cioè, usare queste tappe come percorso di in che modo ha rivoluzionato nell'immaginario comune l'industria e la visione del porno, ok? Cioè, siccome è quello di cui parliamo. E quindi andare a mettere tutte quelle cose di come l'ha reso, da una roba l'ha presa, una cosa di nicchia, e l'ha fatta diventare una cosa pop, perché alla fine l'ha fatto forse più lui che altri. E quindi ci piaceva l'idea di, insomma, di raccontarla pur appunto come se fosse un po' una timeline, sì. Brava, mi viene la timeline, ma non la devo cazzo. Come lo stavi dicendo. Ok. Poi abbiamo proseguito con una piccola sezione per parlare di numeri, che a lui piace sempre, e quindi abbiamo lui deciso a Rocco, di... non a me. Io non... E quindi abbiamo deciso di mettere in evidenza qualche dato, diciamo, statistico, chiamiamolo così. Abbiamo trovato sul nostro amico Wikipedia il conteggio dei film come attore, come regista e gli anni di carriera, che fanno sempre un pochino di, diciamo... d'effetto mettere questi risultati ottenuti comunque per un personal brand, per anche un pochino come ritrova sociale, visto che non abbiamo commenti e feedback da mettere in evidenza. Secondo me una sezione così può tornare utile. Sezione La Mia Academy, anche qui con l'anteprima per entrare dentro e scoprire di più i dettagli sull'Academy nella pagina dedicata all'Academy. Quindi qua sull'home page mettiamo sempre solo una piccola anteprima per dire sì, ho fatto anche questo, mentre l'utente scrolla e scopre tutto. È importante anche, secondo me, vedere quanto spazio dedichiamo a ogni singola sezione. Cioè l'Academy è vero che arriva dopo, perché a livello di narrativa arriva un po' dopo, però ha una grande pagina, ha una grande parte di pagina. Cioè scrollando probabilmente arriva un punto in cui vedo l'Academy e non vedo niente sopra e sotto, o quasi. Quello ci fa capire quanto spazio vogliamo dare a quel contenuto in quella posizione del sito, perché non è detto che magari in un'altra pagina ce ne sia una parte più piccola che parla dell'Academy. In questo caso, in home page, l'Academy è uno dei suoi progetti probabilmente principali. Non so se è il più, diciamo, quotato adesso, ma sicuramente è una cosa su cui lavora tanto. E quindi lo andiamo a mettere, insomma, bello grosso. Ha un peso visivo, diciamo, importante. Sì. Rispetto alle altre sezioni. Stavo dicendo una cosa seria, ho sentito in ritardo la tua la tua frase. Io non ho... Secondo me stai vincendo tu comunque. A mani basse, guarda. Poi... Solo perché ho una dignità. Concludiamo la home page con la sezione delle collaborazioni, con qualche logo e con, diciamo, l'obiettivo di far cliccare poi sulla call to action collabora con me, che rimanda appunto al form per contattarlo e contattare le brand, quindi farlo fatturare. Quindi stiamo pensando a lui e ai suoi obiettivi di business in questo caso qui. Quindi se mai faremo il sito, ricordati noi, cioè non cagare il cazzo tipo con lo sconto, queste cose. Noi pensiamo al tuo fatturato, Rocco. Ai numeri che contano. Ai numeri che contano, non ce ne frega niente del tuo cazzo, Rocco, ci interessano i tuoi soldi. Ok, nel footer cose poco interessanti, però che vanno sempre messe, sì. Anche nel wireframe noi ce lo schiaffiamo dentro per concludere tutto. Non so se sto vincendo io, eh. Comunque, sì, è cosa importante, perché visto che nominiamo il footer, la cazzo di partita IVA nel footer ci va, sempre, devi metterlo. Obbligatorio. Ecco. E in dati societari si intende... Multa. Esatto. In dati societari si intende ragione sociale, partita IVA e sede legale. Esatto, mettila, perché prendi la multa. E niente, allora io non gli... Ok, secondo me è chiaro, nel senso il concetto era farvi vedere come si sviluppa il wireframe. Per completare la cosa devi fare tutte le pagine, cioè noi abbiamo fatto una per farti vedere come si fa, adesso vai avanti tu, nel senso è che dobbiamo fare tutto noi, sennò cazzo. Perché sennò il sito di Rocco è fatto. No, infatti, no, Rocco, sganci la fresca e dopo facciamo il sito, oppure ci paghi invisibilità, va benissimo anche, ci fai le stories, quelle robe lì. Va bene, e niente, abbiamo qualcos'altro da dire? No, sembra di no. Secondo me è stato tutto abbastanza pratico
esplicito in ogni cosa che abbiamo deciso di pure troppo, diciamo. Va bene, niente, se avete dubbi, domande, menate, oh, ovviamente contatti miei e di Claudia, i miei, grazie al cazzo siete sul canale, ce li avete già. Anche quelli di Claudia ve li metto qua sotto in descrizione, non è vero, non glieli metto. E qua sotto niente, trovate anche il canale, tutto quanto, la sua pagina Instagram e niente, ci vediamo mi sa al prossimo video. Se volete altri video con lei me lo dite, anzi lo dite a lei che non tornerà più secondo me perché la vostra imboscata. Facciamo un video in cui facciamo wireframe insieme, sì, sei pronta a tutto? Boh sì. E questo è il risultato, sito di Rocco, la prossima volta... Maledette buste! Sempre. La busta, capito? Potevi scegliere i Maneskin. Volevi il sito dei Maneskin tu? Non credo, preferivi Rocco. Va bene, ciao ragazzi! Ciao!